Allora ragazzi, eccoci qui, partiamo subito carichissimi con un bellissimo raid di Mewtwo, il primo che faccio. Mancano 10 secondi all'inizio appunto del raid, vediamo di fare questo raid di Mewtwo e cercare appunto lo shiny subito pronti via. Cosa c'è da dire in questo video? C'è da dire che è uscita, come ben saprete già, come avete visto la notifica in game. Mi chiedono cose forse, un attimo. Allora, scusate, ma appunto dovevamo metterci d'accordo per uno scambio e quindi ho parlato un attimo con la mia amica e dicevo, dobbiamo parlare della quinta generazione, dei primi Pokémon che hanno rilasciato della quinta generazione, che vi farò vedere dopo con una bella infografica riassuntiva e con i Pokémon che ho catturato io. Tra l'altro ho fatto video anche ieri sera alle 10 appena era uscita la quinta generazione, però poi non mi piaceva, ho preferito non pubblicare nulla e facciamo un bel resoconto oggi, vediamo che Pokémon sono usciti e tutto il resto. Invece per quel che riguarda Mewtwo vi metto qui da parte l'infografica con dell'Italian League con tutti i vari counter e tutto quello che c'è da sapere per affrontare Mewtwo. E cosa posso dire io? Che sono contento di una cosa, che hanno praticamente potenziato Mewtwo, nel senso che non è un... cioè sì, è un livello 5 Mewtwo, però sarebbe, l'hanno chiamato livello 6, un uovo da 6, perché è veramente, cioè è potenziatissimo, invece che essere 50.000 PL come ai vecchi tempi è 66.000 PL qualcosa, quindi è veramente molto molto forte. Adesso abbiamo completato il raid, comunque eravamo in 8, l'abbiamo fatto abbastanza comodamente, devo dire. Vediamo di fare il primo check shiny di Mewtwo. Se trovo lo shiny subito impazzisco, ma non succederà mai, secondo me. 15 palline, sfida bonus, vado. Non è shiny, ok. Primo Mewtwo, non è shiny, 2312 non è neanche molto forte, perché è abbastanza... PL del 100 sono molto più in alto, adesso non ricordo bene quanto, ma mi sembra 2387, ma non vorrei dire una cavolata, poi ricontrollerò bene. Comunque avete l'infografica qui da parte e niente, vediamo di catturare questo Mewtwo con la Baccanas, perché le caramelle di Mewtwo sono sempre molto valide e preferisco farne tante appunto per poi potenziare eventuali Mewtwo buoni e perché no eventuali Mewtwo shiny che spero di trovare veramente. Comunque, finito questo raid, andremo a fare un altro qua in zona, sempre. E quindi, niente, oggi due possibilità, due check shiny con questo Mewtwo, il primo non l'è stato. E una volta finiti questi due raid, farò un bel resoconto e parleremo della quinta generazione. A dopo, ragazzi. Rieccoci per il secondo Mewtwo di oggi, sono con l'omino della privacy. E quindi, ho fatto lo scambio... di cui vi parlavo prima, che mi sono messo d'accordo, ho fatto lo scambio, mi sono fatto dare un Gengar con leccata perché lo volevo per potenziarlo magari, ma è uscito una grande cacca che non vi faccio neanche vedere perché è veramente orribile, 12 13 12, una cosa così veramente ignobile. Lo libererò, poveretto sto Gengar, però pazienza. Allora, secondo check shiny di questi Mewtwo che possono appunto essere shiny, vediamo. Sfida bonus, 14 sfere. Opla. Non è shiny. 2364. Alto. Questo, visto che il 100 è 2387 VL, mi sembra, 84, non mi ricordo mai. Questo qua potrebbe essere buono. Quindi parto tranquillo con le ananas, perché ne do qualcuna. E poi gli dirò le dorate direttamente, perché questo va catturato. Questo va catturato, potrebbe essere veramente valido. Veramente valido, intendo 93-96, secondo me non di più. Però comunque buttalo via, cioè andrebbe benissimo. Oppure un 14-15-14, cose del genere con 14 attacco. Comunque vediamo, adesso è uscito, ma ritentiamo con l'ananas. Che voi direte, perché prendi un Mewtwo con la Baccananas nonostante sia così alto di PL? Perché sono matto, ragazzi.
appunto, non c'è altro da dire. Perché l'avevi già fatto con Rayquaza, no, con 100. Sì, avevo catturato Rayquaza 100 con la baccana, non so. Quello è stato una bella pazzia, però dai, adesso gli ho già, a questo mio tuo gli ho già dato le baccalampo dorate, come è giusto fare, dai. Vediamo quanti PL saranno una volta catturato, se lo catturerò, ma sono fiducioso. Ultime parole famose, speriamo di no. Taccami, bravo. Vado a sottrarre, eccellente. Miracola, eh? Ok, vai, vai. Ci vediamo. Ciao. Il mio della privacy ci abbandona. Io continuerò a catturare questo Mewtwo. E poi andrò a salutare gli altri che hanno fatto raid con me, appunto. Non l'ho fatto eccellente, perfetto. E poi parleremo finalmente della quinta generazione in maniera molto soft, diciamo così. Tanto non vuole stare dentro questo Mewtwo. 2364 PL. Vediamo. Niente, Marcello ha già trovato lo shiny. Saluto gli altri che se ne stanno andando. E vediamo di catturare questo Mewtwo. Altro eccellente. Là, eccellente. Ho fatto tanti eccellenti, ma non sta dentro. Altro eccellente, e via, si continua così. Niente. Vediamo di lanciare bene, il massimo che possiamo fare è questo. Ok, altro eccellente. Più di così non so cosa fare, ragazzi, come ben sapete. Eccellente curvo con la vacca dorata è il massimo che si può fare per aumentare le probabilità di cattura. Quando vuoi attaccarmi, Mewtwo, io lancio la pallina. Ok. Altro eccellente, tanto la macchina fa strani rumori. Catturato dopo non so quanti eccellenti di fila, perché ne ho fatti tipo 5 o 6. Perfetto, vediamo un po' questo Mewtwo, valutazione 14, 15, 13. Ecco, lo sapevo che c'era l'inghippo. Quindi è un Mewtwo forte, molto forte, però ha 14 d'attacco. E come ben sapete non amo il 14 d'attacco. Quindi per ora rimarrà qui, con le mosse psicotaglio, psicobot, appunto, che è la migliore mossa psico dopo l'ultima recente modifica all'interno del gioco. Quindi cosa c'è da dire? Che Mewtwo con queste mosse è il migliore Pokémon di tipo psico. Se non avete dei Pokémon di tipo psico forti, come me personalmente, perché ho solo degli Espeon che sì, sono validi, ma niente di che rispetto a questo Mewtwo con la mossa psicobot, veramente devastante a livello di danno. Appunto, dicevo, salvatevi questi Mewtwo, cercateli forti, e se dovete potenziare i Pokémon psico, scegliete Mewtwo con Psicobot. Allora ragazzi, quindi ricapitolando questi brevi ispezioni di video, due Mewtwo fatti, niente shiny, ma va benissimo, la settimana è appena cominciata, avrò tempo di catturare altri Mewtwo e sperare nello shiny. Un Mewtwo pseudo forte ma con 14 attacco, quindi non so se lo potenzierò, non credo proprio. E che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare della quinta generazione. Andiamo quindi ad aprire la notifica in-game che dice: il mondo di Pokémon Go si allarga alla scoperta della regione di Unima. Questa è la notifica in-game che avrete già letto, e io non voglio essere pesante in questi video. Vi dico solamente appunto di rileggerla nel caso non l'aveste ancora vista bene, tutto il resto appunto, qui c'è scritto tutto, trovate tutti i Pokémon che sono usciti, che trovate selvatici, quelli che sono all'interno delle uova, quelli che si possono trovare shiny, che vabbè sono Lillipup, Patrat e Klink, attenzione, l'ingranaggio, il Pokémon ingranaggio che si potrà trovare nei raid, non so se sarà anche selvatico ma non mi sembra. E appunto, ah ok, c'è scritto: non sono state segnalate apparizioni di Klink allo stato selvatico al di fuori dei raid. Quindi Lillipup e Patrat shiny disponibili selvatici, sto dicendo le cose più importanti, e Klink shiny anche lui, ma solo nei raid si potrà trovare. Quindi detto tutto questo, la notifica è questa, leggetevela per bene. Andiamo a vedere, appunto, vi metto l'infografica qui da parte di tutti i Pokémon disponibili della quinta generazione e vi faccio vedere al volo i Pokémon che ho catturato io della quinta generazione ieri sera, e qualcuno oggi pomeriggio, ma molto pochi rispetto a ieri sera, appunto. Allora vediamo,
Cresseglia, se intanto le immagini si caricano mi farebbero un favore. Ce la può fare, ok, ce l'abbiamo fatto, ho dovuto aprire questo Cresseglia. Allora, cosa ho catturato? Ho catturato questo T-Pig, che è lo starter di tipo fuoco. Non è molto forte, ma vabbè, pazienza, sono i primi che cattura, quindi nessun problema. Poi ho catturato una marea di Patrat, che probabilmente avrò anche già le caramelle per farlo evolvere, ok, ne ho 60, poi farò l'evoluzione. Ho catturato una marea di Lillipup, come potete ben vedere, e ho anche qui le caramelle per farlo evolvere, ma ne servono solo 25. Poi, andando su, ho catturato questo Purloin, che è un po' come tipo buio della quinta generazione, che si evolve anche lui, ma non ho ancora fatto le caramelle per evolvere, non ho solo 25, ne ho catturato qualcuno in meno. Poi ho catturato Pansear, che è il nostro regionale, quello che si trova in Europa, che si può far evolvere con la pietra Unima, che non ho ancora, perché non ho ancora avuto modo di ottenerla. Poi abbiamo Pidove, che è questo uccellino molto piccolino, lui, che so che l'evoluzione diventa, una delle evoluzioni sarà Tranquil, quindi nel momento in cui tu lo trovi Pidove, non lo trovi, dici ma dove, dov'è Pidove? E quando lo trovi sei Tranquil, che lo puoi far evolvere. Dopo questo potrei chiudere il canale, ma non lo chiuderò perché ho appena fatto i 1000 iscritti. Poi c'è questo Pokémon che mi piace da matti, Fungus. Questo fungo che, visto dall'alto, è una Pokéball. Lo giro un attimo, vedete, da una parte rossa, dall'altra bianca. È bellissimo, questo qua è forse il mio preferito della quinta generazione per adesso. Poi cosa ho catturato? Nient'altro, perché poi ci sono i Meltan che sono molto più avanti all'interno del Pokédex. Quindi, piccolo resocontino, come vedete non ho strafatto grandi cose, non ho fatto niente di che, ho catturato qualche Pokémon della quinta generazione, ho fatto un po' di check shiny, dato che comunque Patrat e Lillipop se ne trovano abbastanza, si trovano abbastanza nello stato selvatico. E che cosa c'è da dire? Che continuerò appunto a fare queste catture, queste check shiny, e speriamo appunto di trovare anche magari da uova Pokémon della quinta generazione, che dalle uova da 10 sono parecchio interessanti. Qui da parte avete l'infografica con tutti i Pokémon rilasciati, alcuni sono veramente veramente interessanti secondo me. E niente, cos'altro posso dire? Che la quinta generazione, come ho già detto in altri video, non la conosco, la sto conoscendo adesso, quindi sarà molto divertente questa cosa, ci sarà da ridere davvero, perché imparerò insieme a voi, magari non so se alcuni di voi saranno sicuramente più informati, altri meno, comunque non preoccupatevi, vedremo di approfondire tutto. Adesso questo è il primo video, è proprio è il primo impatto, il mio primo impatto con la quinta generazione, quindi sono molto vago, sono molto tranquillo, sto solo facendo catture con le Baccananas, perché comunque tutti i Pokémon, la maggior parte che ho catturato, si possono far evolvere appunto, e quindi le caramelle servono all'inizio. Vi posso dire di fare anche voi così, cioè vi consiglio di catturarli con la Baccananas in modo di fare più caramelle possibile almeno all'inizio. E poi niente ragazzi, fatemi sapere se voi avete catturato qualche shiny, appunto Patrat, Lillipop o Klink, che è il Pokémon ingranaggio. Fatemi sapere se avete già catturato il primo giorno Mewtwo Shiny, che è veramente bellissimo e devastante. Non vedo l'ora di averlo e spero di trovarne uno veramente forte da potenziare di Mewtwo Shiny. E basta, commentate qui sotto, ditemi se il video vi è piaciuto, datemi consigli sulla quinta generazione, commentate, datemi informazioni più possibile sulla quinta generazione, che ne ho veramente bisogno. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!